vengono spiegate i 10 comandamenti. Abbiamo cominciato la scorsa volta e oggi continuiamo. Dice il numero 2056 del Catechismo, il decalogo nella Sacra Scrittura. Perché i 10 comandamenti si chiamano decalogo? Che nella lingua greca la parola deca significa 10 e la parola logos significa parlare. Sono 10 parole. C'è un mio confratello, tra l'altro di Carlo, che è vice rettore in seminario, che fa dei corsi su questo argomento delle 10 parole, molto frequentati e che a quanto pare producono dei buoni risultati. Le 10 parole che praticamente Dio ha rivelato al suo popolo, come sapete, nella Santa Montagna. Però non è che sono queste 10 parole pressappoco come le circolari che ci arrivano quando l'Agenzia delle Entrate vuole soldi e ci avvertono che dobbiamo pagare una certa cifra. L'altro giorno mi arrivò una cifra da pagare per una cosa non pagata nel 2017. Dovrebbero sapere, fanno finta di non sapere. Molte cose che dovrebbero vedere, fanno finta di non vedere. Molte cose che invece vogliono sapere, sanno tutto di noi, tutto. Ma non è, le 10 parole non sono la stessa cosa. Dio, per poter, diciamo così, consegnare a Mosè 10 parole, come sapete, che le ha scritte sulla pietra con il suo stesso pugno, come dice la Bibbia, ha fatto una specie di contrattazione col popolo. Ha detto Mosè: scendi giù e chiedi loro se sono d'accordo con quello che io voglio proporre. Io vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, vi ho liberato dalle mani del tiranno, vi ho liberato dalla schiavitù, siete un popolo libero. Ora io vi faccio una proposta: se voi accettate le mie parole, i miei comandamenti, io sarò per voi il vostro protettore, voi sarete mia proprietà per sempre e camminerete sereni nella vostra vita. Fatemi sapere se accettate oppure no. Mosè, scusate, no, l'assemblea disse: cosa desiderate fare? Seguire il Dio che vi ha liberato dall'Egitto o seguire altri dei che avete trovato nel circondario e che troverete nella terra dove andrete? E tutti insieme risposero con un cuor solo e un'anima sola: tutto quello che il Signore ha ordinato, noi lo faremo. E è bello questa risposta, come è bella la risposta che si dà agli sposi al momento del matrimonio. Con tanto di accompagnamento, con tanto di invitati,
che rimangono fedeli fino alla fine. E il popolo di Dio fece lo stesso. Dissero sì, un giorno noi accettiamo questa proposta di Dio. Ma intanto prima di questa proposta, avevano già, come dire, prevaricato. Perché mentre Mosè era sulla montagna a parlare con Dio e a ricevere le tavole della legge, loro si stancarono ad aspettare e arrivi da 40 giorni, chissà, qualcuno può menzionare, perché nelle comunità, in tutte le comunità, anche la nostra, c'è sempre qualcuno che ha un verme addosso, che sempre insieme, sempre scopre cose che non vanno, sempre a da venire da lamentarsi. Chissà che cosa ne è stato di Mosè, quest'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra dell'Egitto e ci ha abbandonati qui nel deserto e se n'è andato sulla montagna. Facciamoci un Dio, un vitello d'oro. Quel cretino del fratello di Mosè a Roma, che fra l'altro era sacerdote, un cretino, e lei disse: no, io, mio fratello è da solo, se non torna lui non c'è niente, portatemi a Roma, insomma, sacerdote, ci dici al popolo, portatemi tutto l'oro che avete e facciamo una bella statua con un bue, un vitello d'oro. Perché come il ricordo che avevano dopo che erano stati liberati, dopo che Dio aveva fatto dei portenti enormi, perché chissà perché l'uomo è fatto così, il bene che ha ricevuto da Dio se lo dimentica. Ma non è che aveva ricevuto da Dio un bene nel senso che uno aveva avuto l'influenza ed era stato guarito dall'influenza, la tachipirina non esisteva, no? Avevano ricevuto un bene enorme. Lavoravano 12 ore al giorno, non guadagnavano quasi niente e faticavano come schiavi, con tutte le conseguenze. Le loro donne, figlie o mogli, se il faraone o i suoi, come dire, notabili se ne invadivano, se ne prendevano, se ne portavano le salute. Se ne erano dimenticate la schiavitù nella quale se ne ascoltavano. Sapete dire con Mosè che mancava 40 giorni. Cominciarono ad adorare il vitello d'oro, alzarono, lo vedessero, cominciarono canti, danze, bere, mangiare, inneggiando al vitello d'oro. E allora Mosè scese e, siccome era stata accompagnata da alcuni collaboratori, sento dei canti, che cosa sono? Giustamente il suo collaboratore mi fa questo, sento dei canti di danza alternata. Non vorrei, aveva le due tavole con i 10 comandamenti scritti. Danza e canta e inneggia al vitello d'oro issato al centro del deserto. La risposta di Mosè è stata terribile. In un momento di rabbia prese le tavole, le lanciò contro una roccia e le ruppe. Il castigo
severissimamente il popolo, facendo liquefare tutto l'oro del vitello e glielo fece ingoiare, così, mangiare a tutti. Da questo ci dobbiamo rendere conto di quanto sia grave tradire Dio, abbandonare Dio, dimenticarsi di Dio, dimenticare il bene ricevuto da Dio. I 10 comandamenti non sono parolette così da chi le vuole fare le fa, chi non le vuole fare non le fa. Se ci credo, ci credo, se non ci credo, non ci credo. Addirittura al giorno d'oggi ci sono persone che dicono: ma chi è questo Dio che mi deve venire a dire a me quello che devo fare e quello che non devo fare, quello che è giusto e quello che non è giusto? È come se io intraprendo la scuola guida e dico al maestro di scuola guida: non me lo dire tu come guidare, che io faccio. Ma sa cosa sa l'uomo, che cosa è l'uomo? Per sapere che cos'è l'uomo non è che abbiamo bisogno di correre chissà dove, no? Basta vedere la televisione. Cosa sono di loro? Specialmente quando si dimenticano di Dio. E quindi mancarono ai 10 comandamenti, ma solo questa volta. Se voi vi leggete specialmente il libro dell'Esodo, il libro dei Numeri, il libro dei Giudici, voi vi accorgerete: ma chi erano proprio a tu nome? E io, giustamente, gli originali che mi stiamo meglio. Perché i russi che sono intelligenti, gli ucraini che sono intelligenti, gli italiani che sono intelligenti, gli spagnoli che sono intelligenti, i tedeschi che sono tutti precisi e tutti sono intelligenti, gli inglesi che sono intelligenti, avete sentito il mondo che è successo con la nuova primo ministro. Gli uomini credono di essere cresciuti, avendo dimenticato Dio. E fanno come quei giovinastri che appena arrivano a 18 anni dicono al padre e alla madre: io ormai ho 18 anni, sono libero della mia vita e posso fare della mia vita quello che voglio. I giovani che ragionano così non hanno capito niente della vita. Termino con una parola. Uno scrittore danese, un certo Joel Kersen, ha scritto una parabola. Una volta un ragno costruì la sua tela, attaccò a un ramo di un albero, bella sistemata, e diventò orgoglioso della tela che aveva costruito per acchiappare le mosche. A un certo punto si è dimenticato che la tela era legata a quel filo che lui aveva a sua volta legato a ramo di un albero, e disse: la tela è così, ma questo filo che è legato all'albero, ma che cosa è? È inutile. Tagliamo questo filo. Risultato: il ragno restò avviluppato intorno alla sua stessa tela e morì. È una parabola. È la parabola di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Ed è la parabola dell'uomo che, avendo dimenticato da chi viene, chi lo ha fatto e quanto e come continua a costruire la sua vita, se ne dimentica e resta avviluppato nella stessa tela. Terribile. Se
se non vi convertirete, dice Gesù nel Vangelo, morirete tutti allo stesso modo. E lo disse Gesù quando mi riferirono il Vangelo di San Luca, capitolo 18, quando mi riferirono che Pilato aveva ucciso dentro il Tempio alcuni ebrei. E Gesù rispose, se non vi convertirete, morirete tutti allo stesso modo. Poi altri gli vennero a dire che era caduto un pezzo di muro, avete sentito la notizia dell'Università di Cagliari, ed erano morte 18 persone. La risposta di Gesù, se non vi convertirete, morirete tutti allo stesso modo. Si convertirà? No. Morirono allo stesso modo. E come no? Gesù è morto, ucciso da loro. Nell'anno 30, nell'anno 70, furono centinaia di migliaia di morti e centinaia di migliaia di prigionieri. La nazione era finita. Da allora in poi il Tempio di Gerusalemme non è stato mai più ricostruito. Eppure, dopo che Gesù ha predetto questo, e abbiamo visto la fine che hanno fatto gli ebrei che non vollero credere, gli uomini hanno continuato a peccare, hanno continuato a calpestare i 10 comandamenti, se li sono messi sotto i piedi, e hanno continuato a farsi guerra, e hanno continuato ad ammazzarsi, e hanno continuato a fabbricare armi. Non ci potevamo un po' perché tutte le fabbriche di armi durante il Covid di una sera tutte aperte.